Signori e signore, buongiorno. Siamo qui oggi come canale social Parrot Channel in Lomellina con il signor Gianluca Ranzan e la sua allieva, la signora Giulia. E insieme, ovviamente, al protagonista, la bellissima pappagalla Jessie. Faremo oggi da spettatori alla visione del corso educativo e didattico, ovviamente, sul percorso che insegna il trainer Gianluca Ranzan per arrivare ovviamente ad avere dei risultati che permettono sia all'allievo che al pappagallo di arrivare al volo libero o free fly. Resteremo in silenzio, osserveremo e poi faremo qualche domanda. Recal. Sì, stiamo facendo conoscere soprattutto un nuovo posatore e quindi più che un recal stiamo facendo una desensibilizzazione verso un qualcosa. Attenta perché adesso c'hai bravissima, okay. Vai dall'altra parte, lo chiami ad un nuovo posatorio e piano piano adesso gli insegniamo a fare un recall planato. Molto importante il recall, il richiamo è comunque una base educativa che ci permette di recuperare in qualsiasi momento, soprattutto in caso di fuga, il pappagallo. È molto importante farlo soprattutto in esterna, perché in realtà il problema del recupero del pappagallo è sempre in esterno, perché in casa normalmente il pappagallo risponde sempre, mentre in esterno sono posso dire che oggi c'è
terribile che sicuramente non ci aiuta. La signora Giulia, sono 2 mesi che ha intrapreso il percorso e oggi è la prima volta che sta affrontando il Trespolo Alto. Il vento, ripeto, non ci aiuta, molto molto forte. Quindi è sempre comunque presente la ricompensa dopo che il pappagallo ha effettuato quello che noi ovviamente speriamo faccia, giusto? Sì, è molto importante per fissare questi comportamenti in modo tale che poi nel tempo andranno ad essere fatti dal pappagallo. Ok, buono. Rimani di qua, vai, vieni pure di qua. Adesso abbiamo un'ulteriore difficoltà, che abbiamo il vento di schiena, quindi potrebbe essere... Oh là là, ok, buono. Brava! Un'ulteriore difficoltà, il vento di schiena. Dove va? Vi posso davvero assicurare che il vento oggi è impietoso. Va, volare e anche frenare. Vieni! Infatti vediamo la coda. Fa male quanto una valanga adesso. Fantastico. Poveraccia. Lei, okay. Signora Giulia, premia sempre Jessie? Sì. Vai. Sempre, qualsiasi cosa fa. Chiamala. Premia in più. Dai. Ottima. Però hai visto, al terzo volo ha già capito un po' come... Sì, in realtà abbiamo il cordino che è un po' corto e quindi fa fatica. Deve fermarsi. Certo. Il vento la spinge un po' magari. Quindi, signora Giulia, per essere la prima volta che affronta il Trespolo Alto, direi che è direi che è davvero brava. Molto brava. Trespolo Alto così mai fatto. È il vento, abito in Liguria ma io col vento non la porto fuori, un po' freddo. Certo, oggi non avevamo in previsione e purtroppo... Vabbè, si abitua, anche perché dove abitiamo noi... Anche perché, certo. Certo, certo. Il vento è un elemento che... Ma io a Varanzi sto addestrando gli umani a recuperare in casa di noi. Bene, questa è un'ottima idea. Guardate come all'improvviso diventa subito abituata all'idea di dover andare sul Trespolo Alto. All'inizio, adesso stai a un metro e mezzo dal posatoio, la mandi, la chiami per nome, gli dici Betty vai, scusami Jessie. Ma brava! Un'altra pappagalla che sto seguendo che... Ha il nome più o meno uguale, certo. L'idea che lei con tutti i nomi dei pappagalli avrà sicuramente problemi a ricordarli tutti. Sì, infatti. Chiamala per nome, fischio. Ok, ricordati sempre, Giulia, nome del pappagallo, fischio. Quando arriva sul braccio, fischi e premi. Perché in realtà il fischio poi nel momento in cui farai free fly ti serve per mantenere un collegamento sonoro. Quindi? E per lei sarà il richiamo in realtà. Dico il nome, fischio, quando arriva sul braccio fischio. Fischi e premi assieme in modo che faccia il collegamento con il rinforzo sonoro e il visivo. Sì.
bravo, ok, ottimo. Sì. Molto buono. Perfetto. Cerca di allontanarti, cerca di stare a un, sempre un po' più lontano, ma che il pappagallo capisca che con il vai che cosa gli stai chiedendo. Ottimo, bravissima! Vedi? Molto buono. Brava! Ok? Jesse! Il vento! Bacino, dammi un bacino, che mi hai fatto male! Mi hai fatto male alla faccia! Poveraccio. Questi sono corsi! Non sono corsi a umano questi! Ma hai dato un botta col becco! Bacino che c'ho tanto! Guardate, io da quando vi seguo e vedo queste cose, mi state invogliando a prendere un pappagallo! No, lei una volta che bacino mi avrebbe morso, tolto il labbro, dai. Ecco, diciamo che mi raccontava prima la signora Giulia che aveva dei grandi problemi, diciamo così, di convivenza con questo splendido pappagallo. E da quando sta facendo il corso, la signorina pappagalla è decisamente diventata sociale, è diventata affabile e convive serenamente con tutto il suo stormo. Esatto, signor Gianluca? Sì, sì, è vero. Avevamo i nostri problemi di socializzazione con questa giovane Ara, che peccava, era quasi una beccatrice seriale pur essendo molto giovane. Con il marito della signora beccava molto 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 forte, faceva molto male. Un buon percorso di socializzazione, siamo riusciti a farli diventare molto molto amici. Adesso in realtà lo stormo umano e la piccola si sono ben integrati e vivono molto serenamente assieme. Quindi un ottimo percorso e aggiungendo poi tutto il percorso educativo, compreso anche il richiamo in esterno, ha sicuramente agevolato molto anche il percorso di socializzazione. Debba comunque ricevere un percorso educativo, un percorso di socializzazione. Vivono talmente tanti anni questi pappagalli che sappiamo che oggi saranno con noi, ma domani il suo compagno umano potrebbe cambiare. E quindi è molto importante questo percorso di socializzazione, che vadano d'accordo con tutti. Anche perché, se come mi diceva lei prima, alcuni pappagalli arrivano a 70-80 anni, io credo che sia doveroso per i proprietari doverli lasciare in eredità, che siano socializzati e abituati ad andare con tutti. Certamente sì, anche perché un animale che vive così tanto, se è fortunato nella sua vita cambia due proprietari, due compagni umani, se è fortunato. Purtroppo abbiamo dei pappagalli, soprattutto grandi pappagalli, che non hanno questa fortuna e che purtroppo cambiano molto spesso. Triste questa cosa. È molto triste, sì. Però pensando poi ad un futuro, dobbiamo comunque mettere nelle condizioni il pappagallo di vivere questo cambio di proprietà, questo cambio di compagno umano nel modo meno traumatico. Modo meno traumatico, certo. Giustamente. Certo. Signora Giulia, mi permette di poterle fare una domanda? A oggi, da tutto il percorso didattico che lei sta facendo col signor Ranzan, quale soddisfazione trae di più da tutto ciò? Ma innanzitutto è cambiato completamente il rapporto con lei. Ho capito che devo farla socializzare. La porto in giro tutti i giorni, ma con tantissime persone senza problemi, dai il bacino a tante persone che non mi sarei mai aspettata. Io stessa non l'avrei mai detto dammi un bacino, una volta, avevo terrore, non riuscivo a gestirla. Anche suo marito, se non no, mi, come attaccava. Mi diceva prima, giusto? Il marito lo attaccava, veniva con me, a un certo punto partiva, attaccava lui, e tant'è vero che quando la tiravo fuori dalla gabbia, lui andava in camera, non stava nella stessa stanza, non riusciva più a convivere. E per fortuna in quel periodo avevo conosciuto il signor Ranzan. Benefici, a parte insegnarle il richiamo, il volo, eccetera, ne ho tantissimi.
il solo arrivare qui e vedere lui con i pappagalli, che prima, la prima volta mi ha dato un pappagallo dei suoi, ho capito che tutto quello che avevo letto, che erano possessivi, che stavano solo con una persona, eccetera. E da lì ho iniziato un nuovo percorso e l'hai cambiato completamente. Grazie. Continuo a riprendervi perché non vorrei interrompere la vostra lezione. Sì. Sì. Fai ancora un... con la crema. Ah, avevo preso un pezzetto di legno, non è sceso. Avevo preso un legno. Ma faccia che è stupida. Non è mica, te la fai che è furba, va qua. Allora, vai. Bravissima, okay. Brava. Brava. Girati. Yes. Posso permettermi, signor Ranzan, di chiedere di farle l'ultima domanda, poi vi lasciamo perché giustamente le lezioni non vanno disturbate, e grazie ancora alla signora Giulia e al signor Gino ovviamente per essersi prestati come testimonial durante questa nostra intervista. Il percorso che fa un pappagallo, in questo caso il pappagallo, la pappagalla, bellissima pappagalla Jessie, è un percorso fatto in un tempo specifico o varia da pappagallo a pappagallo, da carattere, da indole? Quali sono i fattori che fanno sì che lei arriva a capire, ok, questo pappagallo è pronto? Ogni soggetto è un soggetto a sé, è nella singolarità, nella soggettività, quindi si devono sempre rispettare i tempi del pappagallo, soprattutto poi quando si parla di volo libero. Ci sono soggetti che molto giovani, 5-6 mesi, arrivano a essere sganciati, e altri che arrivano ai 12, 13, ai 14 mesi, e di conseguenza dobbiamo proprio rispettare le tempistiche del pappagallo. Poi ovviamente dipende anche quanto tempo poi si investe nel pappagallo. Più tempo si investe, più i tempi si accorciano, perché più il rapporto stretto si instaura e più il pappagallo vola e più si muscola e più prende esperienza del volo. Pertanto non ci sono delle tempistiche, le tempistiche variano dal soggetto, dalla quantità di tempo che si può investire e dalla stagionalità. Se iniziamo in questo periodo di vento, si arriva il prossimo maggio, se iniziamo a maggio probabilmente a settembre abbiamo un pappagallo che vola. Però ecco, l'importante è non voler correre, rispettare le tempistiche del pappagallo e soprattutto divertirsi con il pappagallo. Io dico sempre, bisogna divertirsi. Il rapporto con il pappagallo è un rapporto paritario, da amico, e con gli amici ci si deve divertire. Vuole dire un'ultima cosa a coloro che ancora hanno, diciamo così, delle titubanze in quello che è il volo libero o il teniamoli dentro casa così non ci scapperanno mai? Ma allora, uno può anche decidere di tenerlo dentro in casa, l'importante è che metta comunque nelle condizioni il pappagallo di essere recuperato nei tempi più brevi possibili.
Quindi uno può anche decidere di tenerlo in casa, ma pensando che prima o poi il pappagallo scapperà, e se il pappagallo scappa deve essere messo nelle condizioni di essere recuperato. Come si fa? Attraverso un percorso educativo atto al richiamo. Il richiamo è la base del rapporto che c'è tra animale e il compagno umano. Senza il richiamo noi abbiamo il pappagallo fuori, il pappagallo che ha paura, e sarà sempre difficile recuperarlo. E pertanto il volo va sempre fatto e il richiamo va sempre fissato all'esterno. Il pappagallo che risponde al richiamo in esterno risponderà a tempi zero in casa, ma ci metterà sempre nelle condizioni di recuperare il pappagallo in esterno. Questo è basilare. Grazie signor Ranzan, grazie signora Giulia, grazie signor Gino, grazie pappagalla meravigliosa Jessie, buon lavoro, buon viaggio nel mondo alato e alla prossima signor Ranzan. Ciao. Grazie. Benissimo.